Cari amici, ben ritrovati. Eccoci a un nuovo appuntamento con In Dialogo con i Lombardi, lo spazio settimanale che dedico alle risposte alle vostre domande eh, che potete inviare tramite Whatsapp oppure anche tramite Telegram uh, o Messenger di Facebook. Domande che a vostra discrezione possono riguardare temi lombardi, temi globali, insomma le cose che più vi interessano e che volete proporre alla nostra riflessione. Voi e io rifletto ad alta voce con voi. Sentiamo la prima domanda di oggi. Buongiorno Fabio. In una recente intervista, Prodi ha detto che la soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina deve essere trovata diplomaticamente dalle grandi potenze America e Cina con il contributo dell'Europa. Cosa ne pensi? Bah, penso che sia un qualche cosa di estremamente logico quello che dice Romano Prodi, lo ha ripetuto in un'intervista a cui faceva riferimento Stefano che mi ha inviato il messaggio vocale di cui lo ringrazio, ma lo ha scritto anche in altre occasioni. Insomma, una soluzione politica ci vuole, perché non si può immaginare che eh, possa essere la guerra la soluzione del conflitto del contenzioso tra Russia e Ucraina. Certo, dobbiamo dire con chiarezza che siamo in presenza di un'invasione è la Russia che ha invaso l'Ucraina eh, contro il diritto internazionale e l'Ucraina ha il diritto di difendersi, e quindi il fatto di fornire armi all'Ucraina non è un modo per perpetuare la guerra e per eh, mettere nelle condizioni eh, gli ucraini eh, per eh, in qualche maniera eh, essere eh, colpiti in maniera ancora peggiore dalla Russia. Non si può essere indifferenti e non si può eh, trascurare. Appunto, che si è di fronte a un'aggressione, però non possiamo neanche fare quello che sta accadendo negli ultimi giorni quando pare che anche nel linguaggio, nelle dichiarazioni trascinate un po' dal presidente uh, ucraino uh, Zelensky eh, ci sia solo il concetto di vincere la guerra, di andare avanti a combattere fino a che eh, non si sia sconfitta la Russia. E d'altronde, anche dall'altra parte, specularmente, lo stesso Putin continua a dire che bisogna solo pensare alla guerra. Questo non credo che eh, sia qualcosa che ci possa portare a delle vie di uscita. Ha ragione Prodi quando dice che ci vuole una soluzione politica. E eh, La soluzione politica è che può arrivare certo dai potenti tra virgolette, della guerra, Stati Uniti e Cina, ma io credo che anche l'Europa possa e debba avere un ruolo politico significativo. Primo perché questa guerra di fatto è sul territorio europeo. Secondo perché l'Europa eh, rispetto alle politiche di potenza che hanno gli Stati Uniti da un lato e la Cina per altri versi dall'altro e che la Russia vuole in qualche maniera recuperare anche nel novero della propria politica estera e l'attacco all'Ucraina va in questo senso, credo, ebbene l'Europa invece può svolgere un ruolo diverso, un ruolo nel recuperare una dimensione diplomatica che dalla guerra è stata cancellata. Certo, la visita di Guterres, il segretario generale dell'ONU, prima a Mosca e poi a Kiev nei giorni scorsi, preoccupa perché eh, chi, Ureb, chi è eh, da tutti riconosciuto come eh, il massimo rappresentante della diplomazia internazionale è stato oggetto di un lancio di missili eh, durante la sua visita a Kiev. E, e questo davvero eh, indica come l'arroganza russa non abbia fine in questo momento. Come interpretarla? Difficile. Dirlo, perché potrebbe essere un segno di debolezza che vuole eh, innalzare ulteriormente la tensione, sapendo eh, che sul campo non si è poi così vicini alla supposta eh, vittoria. Oppure potrebbe essere davvero un segno di volontà di non riconoscere nessuna soluzione diplomatica, ma credo che sia una via senza uscita questa. E a onore del vero, l'Unione Europea aveva provato qualche settimana fa a tenere aperti dei canali diplomatici, penso alle iniziative del presidente francese Emmanuel Macron, che però si sono interrotte per le elezioni francesi. Adesso, probabilmente, lo stesso Macron potrebbe dare eh, di nuovo vita a un tentativo di questo tipo. C'è chi dice eh, che bisognerebbe eh, ricoinvolgere Angela Merkel, che è stata l'unica negli ultimi anni a riuscire a, a trattare davvero con Vladimir Putin. Certo, ha fatto specie che l'unico, eh, almeno così eh, è parso, vero tentativo eh, di colloqui di pace sia stato promosso eh, da Erdogan, il Dittatore, possiamo così definirlo, eh, turco, che probabilmente voleva ritagliarsi uno spazio in politica internazionale eh, con un'Europa che era stata tenuta di fatto ai margini. Quindi credo che mh, per stare su eh, quanto ha dichiarato Prodi serva un'iniziativa politica, serva a mantenere aperti i canali del dialogo, senza per questo dire che l'Ucraina deve arrendersi, eh, che in questo modo eh, si eh, dà ragione in qualche maniera a Putin. No, nulla di tutto questo. Però prima o poi al tavolo bisogna sedersi. È chiaro che mh, i contendenti vorrebbero sedersi al tavolo con eh, in mano carte importanti derivanti dai successi militari. Ma. Mh, Credo che l'interesse di tutti e in questo momento, soprattutto dell'Europa, sia quello di far sì che questa, dura, che questa guerra duri il meno possibile. Eh, può sembrare un qualcosa di illogico, però eh, secondo me è assolutamente più illogico e assurdo eh, pensare che si possa tutto risolvere con i combattimenti sul campo, che provocherebbero ulteriori distruzioni, ulteriori eh, danni, ma ulteriori vittime. Questa è la cosa peggiore. Non vuol dire, ribadisco. Eh, Cedere le armi e dire Putin fai quello che vuoi non vuol dire abbandonare gli ucraini, ma vuol dire eh, piuttosto che la politica deve tornare in campo, si deve tentare di riaprire dei canali diplomatici. E ribadisco, l'Europa può e deve prendere l'iniziativa. Eh, questo eh, è un qualche cosa di cui sono particolarmente convinto. Ha tentato di farlo anche il Papa con più eh, dichiarazioni, però anche il Papa può arrivare fino a un certo punto perché non sembra in questo momento neppure la Santa Sede avere quella forza diplomatica o meglio, o meglio non le viene riconosciuta sicuramente in questo momento da uno dei due contendenti, la Russia. Eh, per cui bisogna provarle tutte, tenere canali aperti perché altrimenti il rischio è che eh, si vada eh, verso un conflitto che si cronicizza e sarebbe davvero un qualche cosa di eh, difficile da sopportare per la popolazione ucraina prima di tutto, eh, per il mondo ma per l'Europa più in particolare. Sentiamo una seconda domanda. È possibile fare obiezione di coscienza e non versare le tasse che vengono devolute per gli armamenti? Insomma, quali strumenti abbiamo come cittadini per contrastare le scelte politiche che vanno in direzione contraria alla scelta di pace? Una domanda che mi è arrivata per iscritto da Maria Rosa, non è la sua voce, ma mi sono fatto leggere da una voce comunque femminile eh, la, eh, domanda, anzi, le domande di Maria Rosa. Allora, alla prima domanda la risposta è secca. È possibile eh, fare obiezione fiscale alle spese militari? Allora, mh, per legge no. Cioè, legalmente non è possibile, però eh, da anni è presente un'iniziativa eh, eh, in Italia proprio per l'obiezione fiscale alle eh, spese militari. Quindi è possibile di fatto aderire alla campagna eh, che, eh, che prevede eh, questa obiezione di coscienza fiscale, la cosiddetta campagna eh, OMS, così eh, in gergo viene eh, definita, eh, una campagna obiezione alle spese militari, nata con l'obiettivo di denunciare e contrastare il continuo aumento delle spese militari. Eh, già dalla eh, fine degli gli anni Ottanta e inizio anni 90. È promossa da diverse associazioni come l'Associazione per la Pace, la Comunità Papa Giovanni XXIII, Lega Disarmo, Lega Obiettivi di Coscienza, Pax Christi. E queste associazioni vogliono esprimere un no alle spese militari, alla guerra, percorrendo una strada alternativa, quella della difesa non armata e non violenta. Ma questo è un altro capitolo. Allora, cosa si dovrebbe, deve fare per aderire a questa campagna? Eh, si deve di fatto Fatto eh, fare una dichiarazione. Eh, con eh, una trattenuta anche dalle proprie, eh, da quanto si versa per le tasse, di una cifra simbolica. Eh, perché? Perché per non incorrere in sanzioni è possibile farlo eh, detraendo la cifra simbolica di 15 euro e dichiarando, compilando eh, i moduli che eh, sono eh, disponibili sui eh, siti internet delle associazioni di cui eh, ho citato eh, i nomi in precedenza, eh, per, eh, dichiarando appunto che quei soldi vengono versati come effettivamente poi si fa a un fondo per la difesa non violenta, un fondo per la pace, diciamo così, che anno dopo anno poi decide di sostenere un progetto. Ad esempio, uno dei progetti sostenuti negli anni è stato il progetto Adopt Srebrenica, una città simbolo delle guerre balcaniche e questo progetto è inteso fornire dei fondi appunto per riconciliare a Srebrenica le diverse comunità. E questo è il, la possibilità attualmente data, quindi non esiste una normativa nazionale, è un qualche cosa di tra virgolette fuori legge, però se viene contenuto nei limiti che dicevo prima, 15 euro di trattenuta e di non versamento delle proprie tasse dichiarazione attraverso la modulistica che si trova su internet e poi versamento di quei 15 euro a questo fondo per la pace non si incorre in nessun tipo di sanzioni da parte dello Stato e si ha questa eh, forma di azione concreta e politica eh, per ehm, la pace, a favore della pace e contro l'armamenti. Poi, come altro si può agire da cittadini per promuovere la pace? chiedeva ancora Maria Rosa. Beh, ad esempio, se uno ha dei soldi da investire, può investirli in società, in finanziarie che non vanno a investire in industrie che producono armi o comunque nell'industria bellica. Come fare? Beh, Banca Etica, ad esempio, dà molti strumenti finanziari in questo senso che garantiscono il fatto di non. Uh, andare a uh, investire uh, appunto in armamenti. E per il resto, poi eh, non ci sono molte altre leve se non quella di far sentire la propria voce attraverso i social, attraverso le manifestazioni che esistono e anche attraverso una sollecitazione alla politica perché mh, si faccia carico anche di queste eh, istanze. Negli ultimi anni era un po' passata di modo questo impegno per la pace, anche ehm, l'obiezione eh, fiscale, eh, però mh, quello che stiamo vivendo in queste settimane secondo me giustamente può portare a rilanciare anche questo impegno che è un impegno eh, secondo me di testimonianza importante e credo che anche educativamente si debba tornare a parlare di obiezioni di coscienza non più al servizio militare perché è stato abolito ma eh, sicuramente anche alle spese militari. Quindi grazie Maria Rosa perché sono degli spunti eh, secondo me molto interessanti sui quali eh, è bene eh, poter riflettere. Poi, Può essere anche creativi, insomma, nella eh, propria modalità con cui eh, dare il proprio contributo a, alla costruzione della pace. Io sono convinto che si debba tornare a parlare anche di difesa popolare non violenta. Metodi eh, per fare pressione, per um, arrivare anche a eh, dare dei segnali importanti che non siano violenti ma si possano essere efficaci. D'altronde, se pensate alle sanzioni economiche con cui eh, l'Europa, ma in generale eh, tutto il mondo occidentale e non solo, eh, sta facendo pressioni sulla Russia, hanno un po' a, a che fare con questa dimensione non violenta. Della possibilità di evitare l'escalation bellica. Poi che Putin dica che le sanzioni per lui sono una dichiarazione di guerra: però, una cosa è bombardare, sparare, lanciare missili contro città e contro popolazioni, un'altra cosa è quella delle sanzioni economiche che credo che siano più da catalogare nell'ottica di quei sistemi di difesa non violenta che andrebbero promossi. E incentivati il più possibile. Spero di aver dato qualche spunto di risposta a Maria Rosa. Sentiamo a questo punto l'ultima domanda di oggi. Ciao Fabio, visto che il segretario del PD Enrico Letta a Milano ha detto di crederci questa volta a un centro sinistra competitivo in vista delle regionali e non si è espresso sulle primarie, come invece chiesto dal sindaco di Milano Sala, qual è il tuo giudizio? Primarie da fare sì o no? Grazie Paolo, così si chiama chi mi ha inviato eh, questa precisa domanda che riguarda il percorso verso le regionali eh, un dibattito che si è riacceso per l'entrata diciamo così a gamba tesa del sindaco di Milano Beppe Sala eh, che un paio di giorni fa ha detto Oh svegliati centrosinistra, qua siamo fermi non possiamo permetterci di perdere tempo, la partita è difficile ma è contendibile, lui ha usato questa espressione eh, siamo eh, come centrosinistra al di sotto del 50 per cento, ma possiamo provarci questa volta a ribaltare la situazione in regione. In replica il segretario nazionale del PD Enrico Letta che è stato a Milano nei giorni scorsi, tra l'altro ha partecipato anche al Campus per la Pace promosso dalle parrocchie del Gratosoglio eh, con una eh, centinaio di giovani italiani, bosniaci e francesi che per eh, tre giorni hanno riflettuto sulla pace nel quartiere di Gratosoglio. Ha partecipato a questo incontro, eh, come dicevo. Enrico Letta, ho seguito il suo incontro con i giovani venerdì mattina, devo dire molto molto stimolante e interessante. Vi ha partecipato il giorno prima il Sindaco Minaro Beppe Sala e lì ha, ha rilasciato le dichiarazioni di cui parlavo. E poi nel pomeriggio della giornata di venerdì anche due europarlamentari, Irene Tinagli e Pier Francesco Maiorino del gruppo dei Socialisti e Democratici, che hanno dialogato con i giovani. L'iniziativa è giunta alla sua settima edizione e si deve alla alla eh, davvero tenacia e alla eh, vulcanica capacità organizzativa di Don Giovanni Saladino, eh, che nella parrocchia di San Barnaba ha eh, davvero promosso questo campus, eh, che con una pausa durante la pandemia, però rappresenta ormai da sette edizioni un punto di riferimento per il Sud Milano. Dicevo, Leta ha parlato a margine di quell'incontro e ha detto: è vero, è contendibile alla Lombardia, eh, però eh, dobbiamo eh, scegliere i tempi giusti per andare a definire il candidato e ha detto non voglio avere nessuna forma di ingerenza, deve sceglierlo la Lombardia e lo sceglieremo nel migliore dei modi. Una non risposta secondo me Pessala e probabilmente secondo anche Paolo che ha mandato il messaggio, qual è la mia posizione? Primarie sì o primarie no? Risposta secca, io dico primarie sì perché sono sempre un'occasione di partecipazione importante che che potrebbe davvero essere il prologo migliore, il punto di avvio migliore per una campagna elettorale seria e vincente in Regione Lombardia. Certo, se dovesse esserci nell'ambito della coalizione che si sta costruendo, coalizione il più possibile larga, come si è detto da parte di tanti, anche dello stesso Letta, un nome che indiscutibilmente potrebbe mettere d'accordo tutti, beh allora... Le primarie potrebbero anche non diventare eh, non solo necessarie, ma anche logiche. In assenza però di questo nome, che francamente faticò a vedere, a meno che non voglia candidarsi e sia disponibile a candidarsi il sindaco di Nau Beppe Sale, allora potrebbe avere quelle caratteristiche mh, di quel nome che mette d'accordo tutti, potrebbe però uso un condizionale. O altrimenti le primarie non sono una scocciatura, sono un passaggio, secondo me, importante e utile mh, per andare alla definizione del candidato.

E le tempistiche in realtà sono state già definite, quindi questo strappo, eh, questa fretta eh, di Beppe Sala eh, in qualche maniera non è molto comprensibile, anche perché le tempistiche dettate dal PD regionale, in particolare dal segretario del PD regionale Vinicio Peluffo, eh, sono legate al fatto di poter scegliere il candidato presidente per le elezioni di eh, inizio 2023 eh, all'inizio dell'estate. Plausibilmente nel mese di giugno, Sala dice: Siamo già in ritardo perché se vogliamo sceglierlo lì, bisogna partire. Bisogna fare le primarie e correre. Non so da dove derivi questa fretta e questa impazienza di Beppe Sala. Probabilmente c'è al suo orizzonte, forse anche un'ipotesi di candidatura che io auspicherei e ci mancherebbe anche altro perché ribadisco: un personaggio politico forte come Sala in questo momento in Lombardia non c'è. Quindi, questo sarebbe davvero una sfida forte al centro-destra. In caso contrario, come eh, dicevo, sia sì le primarie da preparare senza paura. E chiudo con una eh, così dichiarazione di carattere personale. Nel caso si facessero le primarie, auspico che questo avvenga, beh, io mi darei disponibile anche per queste primarie per definire il candidato presidente in Regione Lombardia per il centro-sinistra. Poi, chiaro, tutto da definire, perché bisogna capire chi parteciperebbe alle primarie, perché se si fa le primarie dell'eventuale coalizione larga che comprendesse anche 5 Stelle, poi probabilmente Azione direbbe no, se ci sono i 5 Stelle non faccio le primarie. Eh, insomma, eh, percorso difficile, in queste settimane ci si sta parlando come forze che sono all'opposizione rispetto a Fontana. E vedremo che cosa eh, ne potrà sortire. Però ribadisco: io sono per le primarie e mi do disponibile a partecipare alle stesse. Eh, non perché credo che ehm, debba essere per forza io il candidato, ma perché dico che ci vuole un confronto, un confronto aperto che ehm, sicuramente porterebbe alla identificazione del candidato migliore possibile per le prossime regionali. Bene, mi fermo qui anche per questa settimana. Eh, ringrazio Stefano, Maria Rosa e Paolo per le domande eh, che hanno inviato. Ringrazio tutti voi eh, per l'ascolto e la pazienza. Eh, vi invito a inviare i prossimi. Quesiti, vi auguro un buon primo maggio, visto che eh, proprio oggi eh, si celebra la festa dei lavoratori e sul lavoro bisognerebbe riflettere come, perché ehm, troppo eh, marginale è diventato nella nostra società e troppi incidenti sul lavoro dobbiamo piangere eh, ogni giorno, ahimè, perché eh, eh, dobbiamo eh, registrare una media di tre incidenti eh, sul lavoro al giorno in tutta Italia. Dicevo è importante. Riflettere sul lavoro, impegnarsi sul lavoro. Ma magari ehm, se vorrete, con le vostre domande, potremo parlarne anche nelle prossime settimane. Per adesso, ribadisco, buon primo maggio, buona festa dei lavoratori e buona domenica. Alla prossima!